Fantastica voce, oggi la voce è un pochettino rauca, non so come farò per cantare tra poco. Come state? Come state? Ciao amici Facebook, YouTube, Instagram, ciao a tutti. Ma lo sai che mi sono dimenticato il sassofono nella base? Lo dovevo togliere. Vabbè, dai, fa niente. Avevi, era bello comunque, avevi duetto, un amico, come dire, era un bello, amico che ti bello, aiutava in qualche maniera. Bello. Allora, come state? Oggi sicuramente al mare non siete potuti andare perché obiettivamente è un pochettino troppo freschetto. Per nostra fortuna, così potete seguire noi. Allora, ovviamente subito il primo avviso. Intanto abbiamo ascoltato The Entertainer. Era anche scritto qui. Vi abbiamo messo un aiutino. Perché oggi parliamo di viaggi nel tempo, signori, viaggi nel sì, tempo. Sì, assolutamente. Prima di andare avanti, però, mi raccomando, come vi diciamo sempre, condividete la puntata, perché il link YouTube, condividete il link YouTube, mandatelo ai vostri amici, oppure diffondete il verbo, condividete la pagina, la puntata direttamente dal mio profilo Facebook, Veronica Sinigaglia. Insomma, per gli amici di Instagram, segnalate la puntata a tanti altri amici, in modo tale da poter accogliere al meglio il nostro super ospite musicale di oggi. È una band. Un viaggio nello spazio? Nel frattempo? Un viaggio nello spazio? Un viaggio nello spazio? Sì, dai, questo mi piace. Yeah. Facciamo un viaggio nello spazio, ok. Sta un po' meno bene, diciamo, lo sfondo sulla mia camicia, però vabbè. Ah, ci piace.
Allora, quindi passiamo subito alla musica. Il prossimo brano dopo The Entertainer, mentre Andrea andrà a procurarmi quel fogliettino che in realtà non so dove ho messo, forse vicino alla stampante dell'universo, la stampante Sì, universale. vado subito nella stazione spaziale stampante. E nel frattempo io vi introduco a quella che sarà l'atmosfera della puntata di oggi. Viaggio nel tempo, nel passato, dicevamo. E cosa vuoi? Uccidetelo. Voglio fare arrivare tipo guerra stellare adesso. Ora però, quindi vi introduco, dicevo, al repertorio che ascolteremo questo pomeriggio, la musica anni 60 e non solo. E quindi ho scelto, come introduzione musicale, un brano fantastico di Mina, Mi sei scoppiato dentro al Che è cuore. con l'universo, Ci sta tutto, frangendo però. me. E tra Ok. l'altro questo brano l'ho scelto perché ha una dedica particolare che devo fare a una persona della mia famiglia. Non posso entrare troppo nei dettagli, altrimenti mi ammazza. E quindi Muti! faccio questa dedica. Buon Centrati, ascolto. centrati, centrati, tutta per te. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo tra di noi. E tu sei arrivato. Sarà perché mai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito, l'hai capito, ho visto, eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso. Non so perché, non so perché all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro al cuore. Perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per applausi come ci piacciono. Vabbè, direi. Senti, ma hanno tutti la mascherina questi qua del pubblico, eh? Certo, sono anche distanziati. Ma sono contenta, sono contenta. Intanto arrivano i primi Molto distanziati. messaggini. I primi messaggini. Allora, Pina Frisari, ciao, ciao se ci scrive da YouTube. Mariella ci saluta. Maria Pia, ciao, un bacione grande. Hola, hola Gianlu, come stai? Mi fate morire. Spero nel senso buono Morire. del termine, diciamo, mi fate morire, E ecco. no, poi hai scritto un altro messaggio, quindi è sopravvissuta È tutto. sopravvissuta?
Ma che brava, che voce! Grazie mille, Isabel. Come state? Tutto a posto? Nel frattempo, oh, grazie, arrivano anche commenti dai Pipers, che sono... Chi sono i Insomma... Pipe? Ah, i Senti, il Pipers! foglio non me l'hai dato. Il Yeah. nostro super ospite musicale, ma ora ci torniamo. E uno è Trino, il nostro ospite Allora, il mio musicale. fogliettino degli appunti, che ovviamente è presa dall'emozione, ho dimenticato di là. Ecco, fantastica. Ti scompare una spalla. Vai Allora, bene, siamo pronti? prima di Siamo partire carichi? nuovamente, amici, mi raccomando, condividiamo la puntata perché stiamo per partire, sono arrivati, sono caldi, sono qui che attendono di essere, insomma, lanciati nel monitor o nel nostro universo. Parlavamo di che cosa? Di viaggio nel tempo noi, giusto? Parlavamo di viaggio nel tempo e ora lo facciamo, ma non solo nel tempo. Ora ci spostiamo in un'altra nazione. Un'altra nazione, un altro tempo? Siamo pronti. Lo scopriamo, non Tra so, poco. abbiamo fatto un po' di Ci confusione. penso. Siamo caldi? Siamo pronti? 3, Signore, 2, li con noi, presentiamo uno alla volta? questo Perché non posso fare pomeriggio? altrimenti? Eh? Io Aspetta, però cammino fammi... per le Con strade. noi, i Pipers! Il primo? Mr. Voilà, Panty, a ciao voi! ragazzi, ciao a tutti da Mr. Panty. E poi Don Lisi, la voce della Ciao band. ragazzi, ciao a E noi, su ciao Maria questo rullo, Andrea. Ciao a Mr. tutti. Christmas! Ciao. Benvenuti Allora, ragazzi, buon pomeriggio! grazie. Ci Alziamo i sentite? volumi così rientriamo in una modalità pomeridiana. Ci sentite? Sì, allora, ora togliamo noi Ci completamente il sentite? volume della musica. Sì, noi vi sentiamo Yeah. dal posto sbagliato, cioè dal computer. Perché? Beh, yes, e vai. Vabbè, succede? Allora, noi vi partecipiamo alla diretta sentiamo. Il di pubblico Instagram? Sì, sente? sì, 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 sì. Ok, Ok, qui intanto partiamo. sì. Qui ci Eccolo siamo, lì, benvenuto ciao! anche qui su Instagram. Grazie, Ah, ok, grazie! ho capito io. Allora, Ci siamo perfetto. sistemati? Yes! Oh Yes, yeah, yes! direttamente da Londra, giusto? London! Da Londra? Nelle campagne L inglesi. apostrofo. Da La Newcastle, Penny Vermont. Lane, L la Penny apostrofo, Lane, Liverpool! giusto? Io precisamente da Newcastle dal Penny Monte. Lane. Solo quello, so. Ah, Wow. Newcastle. No, vabbè. Allora, buon pomeriggio ragazzi, come state innanzitutto? Come siete carini? Very Bene, good, very ci siamo good. vestiti uguali, ognuno, noi ci siamo messi d'accordo, assolutamente no. Bene, bene, siamo bene. Io ero rimasto che l'uomo era appena Assolutamente. sbarcato sulla Luna e Accasso sto vedendo invece oggi che siamo su una stazione spaziale. Tante, tante belle cose. aerospaziale, ma... La stavo per cambiare, mi viene da parlare con questo accento, non so perché. Sono contagiose, è il caso di dirlo, cioè solo con la musica, ma anche solo parlandoci da 5 minuti e ci siamo fatti contagiare. Allora, partiamo subito. Andrea nel frattempo smanetta, ma i nostri amici a Andrea casa. Vabbè, Smanetta sembra veramente male da dire in diretta. Andrea, Dai. più o meno abbiamo Col fatto capire il computer, senso. col computer, per piacere. Smanetta al computer. Ok, allora intanto beh, vi abbiamo già presentato Don Lisi, la voce che è con noi in diretta anche su Instagram e ci sta seguendo, quindi insomma dobbiamo un po'. Io girerò la testa, ragazzi, non ho il torcicollo, forse mi verrà Anch'io sto facendo così qui girando la dentro. testa. Ok. Esatto. E poi abbiamo alle percussioni Mr. Christmas Alle bacchette, e guarda. poi chitarra. Alle bacchette, trrr, e poi Mr. Penti alla chitarra. Ok, ragazzi, partiamo subito con insomma i Pipers, questo nome fantastico che rievoca comunque delle atmosfere danzanti, delle atmosfere di altri tempi. E, suppongo che questo nome l'abbiate scelto Vabbè, loro l'hanno fondato all'epoca, il Pipers, giusto? no, Il Piper essere Club? Pipers. No, non c'è. È nato nel Piper Club. 65, dopo di noi. Sì, Okay. Esatto. noi eravamo già nel 60. E in realtà Crocetta e Bronigia presero il nome dalla band, i Pipers, da noi, cambiarono, Aprossero nel là, senso scrissero esatto. Piper per problemi di Perché non ci diritti volevano d'autore. pagare i diritti. Esatto, non ci Però sono è di pagati i diritti. trascrizione, è È diventato più famoso il Piper Club, poi noi nel frattempo abbiamo avuto un salto temporale e siamo arrivati in questi anni e non sappiamo bene cosa è successo.
Sì. Siamo Un gran finiti casino è negli successo. Un gran casino, soprattutto negli ultimi giorni, qui, negli ultimi mesi. Ah, Gli ultimi infatti, mesi cioè, sono vediamo. tranquilli. Siamo un po' chiusi in casa, Il famoso lockdown. Allora, quindi insomma, vabbè, è chiaro che il nome l'abbiate scelto proprio in riferimento al, appunto, abbiamo già detto, al Piper Club. Allora non segui. Cioè, se non stai seguendo. Non sto Non seguendo. stai seguendo. Il Piper ha preso il nome da loro, quindi tutto Esatto, quell'altra storia. esatto, esatto, Ci vuole un esatto, po' di esatto. revisionismo storico, come dice Bra Bravo Perché in amico. realtà Bravo è corretto dire Piper Andrea, con la A. Grazie. Vabbè, ok. E quindi, vabbè, Andiamo avanti. andiamo oltre Andiamo oltre. il Devi nome. seguire, devi stare sul Allora, pezzo. dopo aver scelto il nome, anzi, prima di scegliere il nome, suppongo che vi siate incontrati da qualche parte, avete deciso di dare il via a questo progetto musicale. Come è nato, chi è stato l'artefice o colui che ora dobbiamo condannare, diciamo, per questa scelta? Chi di voi ha dato il via o è stata un'idea collettiva? Ma Mr. Ma Piper, parto Mr. io ero Piper, su un bus era alla alzatevi un attimo. fermata. Eravamo a Liverpool, io ero Sì. su un bus alla fermata a Penny Lane, quando è salito un ragazzo con le bacchette, proprio con le bacchette che c'ha lui ora, no? E ha detto: Senza ma questo bacchette. ragazzo forse sa suonare batteria. E allora ci siamo messi dietro in fondo al bus, al secondo piano, second floor del La bus, lista migliore. e abbiamo suonato le canzoni di Elvis Presley. Mi ha fatto Poi siamo l'audizione venuti in praticamente. Italia, ad Andria, dove facevano le Oh, mozzarelle, che erano molto buone, direttamente sulla musica. In e, abbiamo, Andria. sì, e abbiamo subito cercato quale posto migliore per comprare mozzarelle, e c'era un ragazzo che stava servendo mozzarelle che cantava Nella molto via Gluck, meglio di come serviva le famosa. mozzarelle. Questo ragazzo era Don Lisi. Oh, Benissimo. wonderful. E Questa era la quindi hai spiegazione seria, detto lascia quella mozzarella e vieni con me. eh? Oh Ma yeah, oh porta yeah. anche la mozzarella, ci può Porta la stare, mozzarella. Sì, era E poi molto quelle di buono. Andria sono fantastiche, quindi Abbiamo diciamo. fatto le pizze, poi abbiamo fatto anche la focaccia ripiena con i capri e i funghetti. Abbiamo fatto una Mozzarella grande fish and mangiata. chips. Mozzarella No, fish no, and no, no, chips, grande tutti mangiata tipo. sotto a Castel del Monte di Quando inizi a focaccia parlare di pugliese. mangiare, Mr. Penti, non si capisce più niente. No, lascia. Ma Va penso bene. che in questo periodo tutti quanti hanno imparato a fare la focaccia, tutti quanti hanno imparato a fare pane, hanno imparato Pane. a Anche i servizi di cucinare. casa abbiamo Focaccia. imparato a Seguire le fare. ricette di Benedetta. Esatto, Che in ah, questo la conosci periodo. pure tu, le ricette di Sì, Benedetta, Benedetta, chi non la pure io. conosce ormai, cioè su YouTube spopola, ormai è un successo, una YouTuber affermatissima, cioè nella classifica è la prima, quindi Ah giusto, sì, stiamo allora facendo pubblicità in questo momento. la dobbiamo contattare per un nuovo videoclip dei Sì, Piper, mi sa se che vogliamo la mangiarlo. invitiamo anche noi, se Ottima idea. iniziasse a suonare magari il pane o la focaccia la potremmo invitare. Iniziate a suonare il pane e la Sì, focaccia. essendo molto brava. Vabbè, andiamo avanti. Non le sa fare le Ok, battute, no. ci prova però. Va Non bene, era andiamo avanti. suonare pane, non era suonare, era trombare pane e trombare focacce. È È vero, si tromba la massa va a trombare. vero, è vero. Hai sentito? Avevo ragione. La massa, Termine una si può dire, inglese, dai. trombare Ma focacce. certo, sì. Si sa. Va bene, allora ci Fuck fermiamo. focaccia, fuck bread. Ok, però io voglio sentire questa musica. Eh sì, perché? Allora, però ci siamo dimenticati una cosa importante. Cosa suonate? Facciamo sapere agli suoniamo. amici che non vi conoscono ancora, che adesso insomma vi stanno conoscendo. Siamo una band heavy metal. No, non è vero, facciamo musica degli anni 60, veniamo da quel momento e quindi conosciamo quella musica lì. Benissimo, benissimo. E vogliamo Eccellente. ascoltare qualcosa? Sì, Allora, direi cominciamo un primo becco. a riscaldarci con un Sì, ballo. chi Abbiamo una è? bella tonnella su cui ballare. Io ho qualche Abbiamo il parquet, quindi parquet. stiamo un po' stretti Perché sulle però ce la listarelle. possiamo fare, ce la La possiamo fare. versione, questa è la versione del ballo del mattone, però sul parquet, mi raccomando. Yeah. Facciamola Yes. partire. Partiamo. Non essere geloso secondo gli altri ballo il twist. Non essere furioso secondo gli altri invece ballo rock. È con te, è con te, è con te che sei la mia passione, io ballo. Il ballo del mattone.
non provocare la lite un secondo altri ballo twist, a non fare le scenate e secondo altri invece ballo right here, è con te, è con te, è con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone lentamente, guancia guancia, io ti dico che ti amo e tu mi dici che sono bello. Dondolando, dondolando, everybody, dondolando sulla stessa mattonella, non essere gelosa secondo gli altri ballo twist, non essere furiosa e secondo gli altri invece ballo right here, e con te, e con te, e con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone, amore. E così, e questo è il ballo del mattone? Questo è il ballo del mattone a cappella. Esatto, stavo per dire la stessa cosa, si usava a cantare a cappella. E sono due, anche a voi è capitato a me e ora è capitato anche a voi di cantare a cappella. Però il ragazzo si vede a ritmo, musicalità, intonazione, non ci sono problemi. Allora, per te è l'unica sì. Cosa che una cosa mancava, c'è solo una cosa, ma la base. La vediamo, base. Aspetta, faccio capire l'errore che ho fatto. Vediamo. Ora si sente la base? Ora si sente la base? E non avevo alzato il volume, sì, ragazzi. Diciamo, non è il top. Non si sentiva affatto. No, si sentiva. Sentiva. Senti, facciamo una cosa, rimanda la base così tanto. Manda solo la base, tanto hai cantato prima. Cretino, no, ma vediamo. Non essere gelosa con gli altri ballo twist. Non essere furiosa con gli altri invece ballo rock, yeah. È con te, è con te, è con te, è la mia passione. Io ballo del mattone. E allora, si sente la base? Sì, sì, dai, io direi come che... Come se venisse dagli anni 60. C'è pure un bel delay di due secondi. Partita adesso, però. Sì, ma i problemi di streamer, che dobbiamo fare? Non... così, così, così. Intanto, comunque, ti arrivano tanti complimenti. Bravissimo, sei, complimenti davvero. Grazie, bravi, grazie. Bravi, bravi. Bravissimo, ok. Sì. Ah. Anche dalla... qui da Facebook... bravissima, ok. Però, e beh, Arianna ci saluta con un... Un I. Vabbè. Hi. Ah, no, è un... Chi. Non è chi. Sì, no, sì. Vabbè, ho sbagliato. Ok, allora riprendiamo il nostro ragionamento. Perché avevamo iniziato un ragionamento? Ah, sì, vai. Oh, allora, diciamo che magari così sistemiamo meglio la base, non so. Vabbè, intanto mentre chiacchieriamo un attimino. Questa... Così nel prossimo blocco, vediamo di migliorare un attimino questa situazione di base. Allora, sicuramente, allora, visto che insomma il vostro percorso musicale è nato nel 2008, quindi devo dire che siete un po' anzianotti ormai, insomma, però fa molto piacere perché insomma questa continuità nel vostro progetto musicale vuol dire che insomma funziona e funzionate con il pubblico, e questa è una cosa molto positiva, quindi vi faccio i miei complimenti perché positiva come cosa. Certo, grazie, 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 è un'anzianità di fare... servì. Se volete fare anche altri complimenti, ce li prendiamo tutti, cioè non siamo avari. Prima della quarantena andava tutto bene, ora non sappiamo se andremo ancora bravi a suonare. Dopo dai, andrà tutto bene. Ballo del mattone distanziato di 2 metri. Mattone, 2 metri. Ognuno un mattone largo un metro. Ogni 2 mattoni una persona. Quando noi stiamo per aprire le danze, cominciamo sempre con un lento, perché comunque negli anni 60 era un modo per conoscere le ragazze, il lento, no? Il modo, primo modo per approcciarsi, vero? Cioè voi non lo sapete perché... Tu, però avete sentito, voglio dire, sappiamo. Sei nato negli anni 60, Andrea. Però avete sentito da voi... Continua a vivere negli anni 60. Per quanto... Allora, noi diciamo sempre, prendete copia, venite a ballare con noi, e poi a un certo punto, la seconda pausa, facciamo, adesso potete anche limonare. Ah... Sì, cosa, forte. Solo tra congiunti. Perché adesso solo tra congiunti si può limonare. E quindi ci fai sentire questo e così poi avvisiamo i nostri amici, prepariamoci per un lento. A limonare tra congiunti. Sì, 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 ok, dopo lo facciamo, ce l'abbiamo già. Congiunta. Siete congiunti? Siamo più o meno, per... okay. Sarebbe mio marito, ma niente di che, diciamo.
Va bene, quindi... allora, dimmi, okay. Dimmi. No, no, stavo dicendo ad Andrea, quindi comanda Veronica, giusto? Certo. Ovvio. Ok. Comandi tu, te lo chiedo. Confermo. Certo, basta ora, sì, non parlare, sì, più. Non parlare più, parlare. Dimmi. Ok, stop. Sorridi. Okay. Allora. Ti capiamo, Andrea, ti capiamo. Siamo nella stessa barca. No, non ho avuto autorizzazione. Questa cosa è... questa cosa stop la dicono anche i bambini, guarda, cioè mentre inizi a parlare dico stop e ti devi fermare, come se giochi a 1-2-3 stella, non so se conoscete il gioco. E poi una cosa che col tempo si convincono di avere superpoteri i bambini, di poter fermare la esatto. Io... male. Credevo di poter sollevare i palazzi solo con la sola forza del pensiero, quando ero piccolo. Io ho provato a fare l'onda energetica per tante volte. Non funziona mai, vero? Non funziona mai. C'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di sbagliato. Non ho ancora capito questo. Comunque, stavo dicendo, visto che siete da tanti anni in carriera, comunque avete calcato tantissimi palchi, siete ora magari ci raccontate anche, siete stati a Milano, siete stati a Londra, avete girato tra i locali più importanti della città, vi sarà successa una volta una cosa strana? Particolare? Stava per succedere, ma per fortuna non è successo. Stava per succedere. Se no saremmo stati in due adesso. Cose strane ce ne accadono tante, però... Possiamo o raccontare di quando abbiamo suonato a Londra, bellissimo, o di quando il batterista stava per prendere mazzate durante un private party. Per quello la seconda. Ok, vabbè, siete stati a Londra, fa piacere, bravissimi. Sì, bla bla bla. Le mazzate tirano le mazzate. Esatto. Lo racconto io. Vai, Mr. Christmas, raccontalo tu, perché comunque le stavo prendendo tu. Dunque, va bene, niente, fondamentalmente era una festa privata e c'era questo signore che la fortuna ha voluto avesse il tavolo proprio davanti alla mia batteria. Ed era Mike Tyson. quasi. No, era Andre the Giant, era un signore, un omone gigante. E praticamente dopo un po' che stavamo suonando, ovviamente noi facciamo musica ballabile, quindi il volume è sostenuto, è venuto e mi ha fatto a basso volume, sono andato scatta batteria. Bravo, bravissimo a parlare dialetto. E io praticamente ho preso la cassa, proprio la cassa che stava in direzione sua, l'ho abbassata tutta proprio. E poi ho ritornato e ho detto, non devi impavido spegnere. Impavido e spettante dal pericolo. Mi ha pure preso in giro, ha detto, non devi spegnere, devi abbassare. Però per fortuna non è successo niente, dai. Quindi sì, salvo. Come succede durante una rapina. La sì, però posso aggiungere una cosa. Durante un altro evento abbiamo di nuovo beccato lo stesso signore che si era innamorato dello stesso tavolo dove eravamo prima. Allora abbiamo fatto sparire completamente la cassa, non l'abbiamo neanche. Io me ne sono proprio andato. Senza percussione, che è più sicuro. Ho suonato in playback come prima, come sul pezzo di prima, a cappella. E su questo brano allora ci mettiamo un lento, io direi. Vai. Allora un lento, a questo punto ragazzi prendete copia, venite a ballare con noi. Perché Andrea, dopo, quando faremo l'altro lento... purtroppo potete... questo ragazzi. Cioè, arrivo subito un secondo. Ragazzi, dove prendete vai? Copia. Ma ti dobbiamo aspettare? Sì, allora, quando ha queste idee, si alza, vuol dire che c'è qualcosa di pericoloso in atto. Hai preso quella giusta? No. Cioè, ragazzi. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Si sente la base. E intorno a me stop. Regia, stop. La base. Non abbiamo la base. Dove se n'è andata la base? È servito stamattina a fare 2 ore di prova? È accesa, solo che se alzo praticamente mi... facciamo così. Esplode lo studio. Se alzo se ne va il feedback, non ho capito perché... Ok, vediamo. Io ho capito adesso, perché Don Lisi ha paura che arriva il signore. Questo feedback. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori niente
Niente, no, amore. Niente amore, niente notte, niente. Nel frattempo dicono che siete troppo fighi, quindi comunque quindi una cosa positiva. Una cappella. Allora, cercherei... Allora, la mascherina va portata così, scusate, facciamo un tutorial. Allora, adesso mi sentite? Sì, ti sentiamo. Un attimo, vediamo forte, così. Ciao Giovanni, Francesco, mi senti? Ah, ok, Giovanni, Francesco, ci vedremo prestissimo noi, io so chi è, quindi lo so anche lui. Adesso ti proviamo. Conosco! E adesso mi sentite la base? Adesso sì, oh, se l'alzi un po' di più meglio. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio sai mi perdo. La mascherina e sono niente accanto a te. La sentite adesso? Dai, meglio, puoi alzare ancora un po' e ci siamo. Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Mr. Bendy, devi fare la chitarra. Con le mascherine però non potete limonare. Sono già limonate le mascherine. Non si è formato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Sì, verrà. Nel frattempo abbiamo risolto il problema tecnico, niente, doveva abbassare un fader. Alleluia. Alleluia. E quindi alleluia. Siamo pronti subito per un altro pezzo. Perché sì, ora sì, sfruttiamo l'onda. Sfruttiamo l'onda. Okay, allora, sfruttiamo l'onda. Vediamo un attimo. E facciamo uno movimentato, perché il lento l'abbiamo fatto. Ok, andiamo con questo. Okay, andiamo con questo. Ci siete? Siete pronti? Vado, Pronti. Il tuo padre è come un rock, il tuo padre come un rock, che ti morde col suo swing, e se facile al knockout, che ti fulmina sul ring, quale effetto di uno shock, e per giocato così. Il tuo padre è come un rock, i tuoi padri non sono semplici baci. E uno solo ne vale almeno tre. E per questo bambina tu mi chiedi a verso di compa, abbattami così. Il tuo padre come un rock, ti porta con lo swing, e se facile al mio cap, che ti fulmina tu ring, qua quale freddo di uno shock. E per giocare così tutti. All right, boogie boogie man. Senti un po' come suona Mr. Bendy alla chitarra. E i tuoi baci non sono semplici baci, e uno solo ne vale almeno tre. E per questo bambina tu mi piaci, e per tu dico pa, pa, baciami così. E un tuo padre come un rock, che ti porta con il tuo swing,
It's a fat chill and look out. Cause they fooled me not to ring profile and pretto. Do not shock. And forgot to be Sammy. Get down, pussy. Hallelujah. Hallelujah. Sempre sia lodato. No. Un saluto a Gianluca per il suo inglese perfetto. Sì. Nel frattempo abbiamo avuto saluti. Ciao a tutti, saluti. What sì, a sort ciao, of ciao, character. Ciao, gente amazing. Ci segue. Ciao Gianluca Magarielli. Ciao Gianluca, ciao Gianluca. Non sappiamo bene l'inglese, però forse che sorta di carattere. Sarebbe che sorta di personaggio. Ah, ok. Esatto. Esatto. Eh sì, perché in inglese proprio lo mastichiamo come se nulla fosse, e ragazzi. Poi lo sputiamo così come l'abbiamo masticato. Ok, ma quindi insomma durante le cose serate ci si scatena per forza, cioè, in realtà io lo so perché ci sono stata, però diciamo questa domanda così siete veramente forti ragazzi, ci piace questo elemento, ci piace questo elemento? Grazie. Altrimenti non l'avremmo invitato. Noi solo gente di qualità. E sentiamo un po', le femmine. Ma... Troppe, beh, diciamo troppe. Sì, movimenti troppe. Su movimenti. Purtroppo hanno un'età troppo giovane per noi. Partono da 60 e vanno... 60 su. Giusto. Troppe, non sappiamo come gestirle. A volte chiediamo aiuto da amici, parenti. Case per anziani, così. Facciamo beneficenze. Sì. Non ce la facciamo, anzi, Andrea, se ci vuoi aiutare pure tu qualche volta. Che non ho esperienza però... in degenza. Non ti preoccupare, con noi fai esperienza. Di degenza, sì, noi... ok, beh, va bene. Bene, benissimo. Quindi, insomma, voi la quarantena ha fatto bene o ha fatto male, ragazzi? Quale quarantena? Secondo voi? Quale quarantena? Quella che c'è stata. Voi siete arrivati, proprio oggi siete arrivati? No, perché mi sono persa. Siamo dal 2000. Ci hanno scongelato qualche giorno fa, non capisco perché vanno giù tutti quanti con le mascherine, non so cosa è successo. Un gran casino. Un gran casino. E quindi praticamente voi al prossimo concerto dovrete vedere altra gente con la mascherina, per forza. Balleranno da fermi. Si può ballare. Ballo dai, io si da ballare. Sempre praticamente. Da posto. In maniera da posto, anche poi... del tutto scordinata, devo dire. Io non sono scordinato. Vabbè. Non sei scordinato, no. Assolutamente no. Vabbè. E quindi così. Vabbè, una volta arrivati qui, cosa avete deciso? Cioè, come passerete i vostri giorni qui nel futuro? Presente. Presente futuro. Passato. E allora, il mio futuro si unisce a quello dei due Pipers, nel senso che loro sono già genitori, io a ottobre diventerò genitore, quindi ci stiamo preparando a questo. Yeah, wow, quindi bellissimo. Posso proporvelo? Un cambiamento di nome? I Pampers! No, i Pampers lo siamo già, però quando ci dicono che facciamo cagare... Esatto. Però adesso per un altro motivo, i Pampers. Sì, infatti, per il denaro che dobbiamo guadagnare e spendere in pannolini. Esattamente. Anzi, potremmo fare che chiediamo un endorsement alla Pampers. Mi sembra un'ottima idea. Visto che avendo noi già una bambina, fatto... lo faccio... Posso dire una cosa seria? Allora, dai. Durante queste settimane, noi stavamo lavorando al nostro secondo album di cover, abbiamo già fatto un primo disco che potete ascoltare ovunque, su tutte le piattaforme. Un attimo, lo vado a prendere, così lo vedete esatto, tutti. Esatto, che è uscito due anni fa, che si chiama Scatenati, Bambina, contiene 11 tracce, tutte canzoni che noi suoniamo durante le serate. Abbiamo quasi finito il secondo album, quindi durante queste settimane... che dove noi abbiamo suonato siamo stati impegnati nel finire la registrazione di questo secondo album. Dolis, aggiornaci tu, non so a che punto siamo. Nel frattempo, come se non bastasse, stiamo lavorando a altre produzioni e altre registrazioni.
abbiamo fatto parte di un progetto che si chiama Le Case Chiuse, il nostro amico Alan Rossi, dove ci sono anche la Stato Sociale, Righiera, Eugenio Finardi, siamo stati protagonisti con loro di un videoclip che si chiama Santa Madonna, giusto? Sì, Santa Madonna. Santa Madonna, che ha raggiunto tipo in un giorno 10.000 visualizzazioni su YouTube. Complimenti. È stato e lo è ancora un periodo dove siamo in forte attività in studio. Non è ancora attività live, anche se riprenderemo tra 10 giorni quasi. Quindi ci siamo. Ci siamo, ci siamo. La ripresa è un periodo ready. È stato... noi ve lo raccontiamo. Complimenti intanto per... Insomma, per il fatto di non esservi fermati, insomma. Ma chi si ferma è perduto. È un periodaccio, si sa, per i musicisti è un momento difficile, ma... La nostra forza è stata proprio quella, di avere sempre la musica dalla nostra parte, che nel momento di necessità ci ha fatto sentire forti. Mi avete sentito? Sì, adesso ah, okay. Sì. Bella pure stavolta. E meno male che veramente c'è la musica. Ma il discorso è che ci sono così tante cose da fare che magari in un periodo nel quale non si fanno concerti, comunque c'è tanta roba da preparare. Per far capire a chi ci ascolta che dietro un disco o dietro un concerto c'è un enorme lavoro di preparazione che si fa, certo, in studio. Diciamo che questa quarantena è servita perlomeno a riflettere, a ripensare, a progettare qualcosa di nuovo o a portarla a termine, dai, ciò che era rimasto un po' in sospeso. Esatto, nascere nuovi progetti come lo Zingrigalia Show, per esempio. Che non è esatto, con... pronunciare il nome è bellissimo, è una scioglilingua praticamente. C'è un nome difficilissimo, sicuramente sul mercato. Zec, perché il cognome mio è qual è? Zecchini. Ah, ok. Sinigaglia, okay. Il suo Sing, perché si canta Zec Singinigaglia Show, perché non c'è. Bello, bravi. Zec Singinigaglia Show. Infatti, show è troppo facile come parola. Dovete togliere show, mettete una cosa un po' più complicata. Zec Singinigaglia assolutamente scritto. Sgonglo. No, Zec Singinigaglia Show è la cosa più difficile da dire. Lo so, ma soprattutto per un anglofono. tu sei anglofono e quindi... Ma non rallentiamo il nostro ritmo, riprendiamo con la musica. Ok, allora volete sentire, a proposito di quando ritorneremo a suonare e ballare, certo, ascoltiamo quando. Oh yeah. Prego. Siamo nelle mutande queste. 1, 2, 3. Stiamo andando? No, perché? No. Adesso va. Fantastico. La tua base con Gamba! Mi fa morire, troppo Dimmi quando. Il giorno e l'ora in cui tu non mi fate ridere. Oh, mi faccerai. E ogni istante e fine quando d'improvviso ti vedrò e sorridenti accanto a me e se vuoi dirmi di sì e devi dirlo per me e non ha senso per me. La mia vita senza te, dimmi quando tu verrai e dimmi quando e baciandomi direi che non ci lasceremo mai e se vuoi dirmi di sì devi dirlo per te. Sì, sei sparito. Che non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciandomi direi che non ci lasceremo mai.
sulle mani tutti insieme, con le mani salutare, e fino a quando baciandomi dirai e non ti lasceremo mai. Ancora una volta le mani al cielo, everybody. La 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 la. Hey! E fino a quando e baciandomi dirai e non ti lasceremo mai. E baciandomi dirai e non ci lasceremo mai. Grazie! Yeah! Comunque Andrea è scomparso, ragazzi, nel frattempo. Grande, bravo Don Lisi, qua è sparito Andrea. Bravo Veronica, perché nonostante, diciamo, il come si chiama, lo streaming, siamo andati a tempo con le mani. Perché siamo due. Ciao Rosa Pasquale. Lisi, quindi andate fuori, devo dire. E quindi andate fuori tempo entrambi e quindi poi vi trovate. Siamo due cantanti fuori tempo. Ora c'è solo la sua mano, meno male, però perché la voce continua ad esserci? Questo è che è il mio dilemma. Vabbè, ok. Allora, non ci lasceremo mai, in realtà non è proprio così, perché tra poco dovremo lasciarci. Purtroppo. Sì, ebbene sì. Sono belle proprio per quelle, perché altrimenti poi uno dopo un po' fa noia, giusto? Certo. Vedo una testa volante. No, io invece da Instagram vedo che si è coperto. Tu vedi la realtà, che sono un coglione, vero? Beep. Non si possono dire. Ci ho pensato dopo che da Instagram vedono tutto. Vabbè. Quindi c'è la maglietta verde. C'è la maglietta verde, la verità, vai su Instagram. Si è scoperto la verità. Comunque Don Lisi, su Instagram c'è il tuo profilo migliore, girati, vai, vedi, ok, sì, perché qua non è sulla piattaforma meno. C'è il profilo qua peggiore, ne hai un altro oltre questi due? Sì, proviamo così, è finiti? Questo vediamo un bel taglio, insomma, il colore da rifare, vediamo un po', un attimino, c'è la ricresta. Bene ragazzi, allora, siamo ovviamente, dobbiamo anche chiudere perché i nostri amici poi hanno da fare, devono andare, devono uscire. Devono andare a trombare il pane per domani. Esatto. È domenica, Mr. Christmas, dove compri il pane tu di domenica? Trombare il pane, non devi comprare. Ah, trombare, devi trombare. E anche il family è aperto la domenica pomeriggio. Deve andare a rubare. Questo, scusa. Un mix. Allora, diciamo intanto ai nostri amici che se vogliono, ribadiamo, vogliono ascoltare la vostra musica, ovviamente vi trovano su YouTube, non so, credo anche Spotify. Sì, su Spotify, sì, anche su Spotify. Sì. E tutte le piattaforme, possono cercarvi su Facebook, dove c'è la pagina ufficiale, e anche su Instagram, dove potete appunto aggiornarvi su tutto quello che è l'andamento del, insomma, concerti, come raggiungerli, notizie sulla band e quant'altro. Come raggiungerli o come evitarli, cioè la o come evitarli, sì, cioè voglio, sì, dire, sì. Devo andare in discoteca, non è che mo trovo proprio i Pipers, fammi lo controllare. Potete vedere le date, nel caso da discoteca coincide, cioè, cambiate date. Evitate. Se ci conoscete ci evitate, se ci seguite riuscite ad evitarci. E invece no, perché ci avete fatto divertire. Siamo... Se trovate quel signore che abbiamo trovato alla festa, non dite per favore dove suoniamo. Dite che non c'è la batteria, soprattutto. Esatto. No, ma allora salutiamo. Se c'è la batteria. Mr. Christmas non c'è, no? Voi... No, non c'è. Ciao Floriana di Corato, ciao. Floriana, Rosa Pasquale ci salutava anche perché ci stanno seguendo. E che dire, insomma, siamo arrivati qui un attimo alla conclusione della nostra intervista. Ultime battute. Allora, vediamo un po'. Domenica scorsa vi ho visti in discoteca, stavate facendo un live. Com'è andata? Bene. Ora registrato? No, c'era, eravamo lì a Divine Follie, tempi della musica, sì, pugliese. Half playback. Era mezzo e mezzo, diciamo così. Don Lisi era live. Don Lisi era live. Noi facevamo insomma, Don Lisi deve lavorare sempre e voi due ve la spassate, esatto, diciamola. Esatto. Non è giusto. Questa è la cattiva sorte dei cantanti. Non so, però lui da dire sui cantanti.
Però tutti i cantanti si prendono i meriti, quindi un po' devono sudare. Sono gli mi unici che stimo vengono e mi riconosciuti. incoraggio. Va bene, ragazzi. Allora, siamo giunti, insomma, alla conclusione. Noi ci ha fatto veramente tantissimo piacere, siamo stati contenti di avervi con noi. Grazie allo Zach Singanigaglia Show stiamo conoscendo tanti bravissimi musicisti e poi ci ha fatto veramente piacere parlare di una band del nostro territorio che lavora tanto e che fa divertire tanta gente. Quindi la musica che raggiunge il suo obiettivo. Cioè, fate, insomma, Ah, che così, l'obiettivo, obiettivo, l'obiettivo. obiettivo. Sta lì l'obiettivo, lo vedi? Eccolo l'obiettivo. Quindi mi farebbe piacere salutarci con la musica, se abbiamo un'altra possibilità di un altro pezzo al volo. Allora, vediamo. Ce l'abbiamo un altro pezzo? Chiediamo a lui. Ce l'hai, Sì, Nico, un altro pezzo? allora, ragazzi, scegliete o un ballo lento oppure un ballo medio. Medio. Veloce. Prendi Allora. ballo medio e acceleralo, veloce, per finire con brio. Ok, allora facciamo questa qui che praticamente, visto le temperature, c'è ancora da cantarla e poi è un inno all'amore che deve vincere sempre. È l'amore che tiene vivo tutto, ok? Ragazzi, è stato un piacere per noi conoscervi. Anche per Grazie, noi grazie per conoscerti. Grazie averci ragazzi, veramente. Grazie Dolisi, Grazie, grazie grazie mille. E ragazzi, siamo divertiti complimenti per la tantissimo. trasmissione. Complimenti, ci siamo Grazie. divertiti. Sapete cosa è Come stata noi. l'unica cosa? L'unica cosa di questa trasmissione che non mi è piaciuta? La base, Che la dura fattoria. poco. Che Che dura dura poco. poco. Ah, ok, che dura Ci poco. siamo stati anche 3 ore e È mezza. tutto il tempo che vogliamo. Tanto noi stiamo a casa, non paghiamo il fitto a casa nostra, quindi quando vuoi volato dura. troppo presto il tempo. Grazie, ragazzi. A parte gli scherzi, grazie di tutto e grazie a tutto il vostro pubblico. Grazie, Grazie. grazie. Aspetta che sta rispondendo. Si vede Ciao che pubblico. le abitudini stanno cambiando della gente, insomma. Molta gente oggi è uscita, mi sa. Ma tanto, Sì. grazie a YouTube, continueremo a stare in rete, quindi tutti potranno riascoltare la nostra puntata e seguirci. Esatto. Quindi siamo felicissimi di questo. E che dire, io spero di venirvi presto ad ascoltare dal vivo, a divertirci. Verrò a salutare, verremo a salutarvi. Decisamente, io ci sono Aspettiamo, vi anch'io. aspettiamo. Quindi niente, ci salutiamo con la musica. Ok, allora vi dedichiamo questo. Vediamo un attimo. Ce lo facciamo. Chi di noi non ha mai avuto un inverno freddo in fondo al cuore? Noi ce lo cantiamo tutti con Ma che freddo fa! Wow, vai! D'inverno il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì, che t'ameri tutti. Cos'è la vita? Non è la vita. Senza È amore, è passato. solo un albero che foglie non ha più. E salsa un vento freddo. Non me ne voglio le speranze, buttare giù, ma questa vita così, se manchi tu. Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, e che non vola più, e che non vola più. Mi sono bruciato al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa? Sentiamo voi! Ma che Ma che freddo freddo fa? fa? Tu, ragazza mai deluso, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Tutti! Cos'è Cos'è la vita? la Senza l'amore? l'amore. È solo un albero che folle non ha più. E salta un vento freddo, come le foglie alle speranze, butta giù,
ma questa vita con te se manchi tu, non manchi tu, che freddo fa. Cos'è la vita se manchi tu? Come faremo senza i bambini? E ascolta un vento freddo, come le foglie e le speranze buttan giù. Allora, ragazzi, grazie, grazie. Tutti insieme. Ma questa vita cos'è se manca noi Pipers. Grazie mille, ragazzi, è stato davvero un piacere. Ciao. Un bacione grande e a prestissimo, buona musica a tutti. A voi. A voi. A presto. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ok, abbiamo salutato tutti. Yes. Oh, ragazzi, mi è piaciuta un sacco questa diretta, eh? Abbiamo ballato, finalmente. Tu non mi porti mai a ballare, vedi, abbiamo ballato attraverso la diretta. Ora che conosciamo i Pipers, ti porterò. Ok, ci andremo più spesso, ci andremo più spesso. Bene, continuiamo. Ora è il momento del nostro Andrea. Eh sì, è il tuo momento. Il mio momento. Ma dove siete andati oggi pomeriggio? Vi vedo un po'... Sono un po' assenti. Siete però... un po' pochini oggi pomeriggio, eh? Che state facendo? Avete ripreso le uscite all'Ipercop? Io lo so che siete andati all'Ipercop. Vogliamo vedere se non riuscivo ad intercettarvi. Stavate all'Ipercop. Non si fa, non si fa. La domenica pomeriggio si ascolta lo Zexing in Italia Show. Oh, ora perché abbiamo questo sfondo? Ci sarà un motivo. Ci sarà in futuro. Ci sarà un motivo, lo scopriremo subito vivendo attraverso il nostro... Ti serve quello, giusto? Mi sposto. Spazio. Ti do tutto lo spazio che vuoi. Sei un fantasma. Sì, decisamente. Decisamente. Devi togliere qualcosa? Non devo togliere niente. Allora, Pino, ci sei... Ah, eccolo, vedi? Io vi sono. Bravo, Pino, non sei andato all'Ipercop. Bravo, bravo. E non ci si ferma lo Zexing in Italia Show. Thank you.
Secondo che qui io qua sto aspetto, combinando cose. Non ho altro da fare. Rimango qui. Sto combinando cose. Ok. Che cosa? Che cosa? Ah, è finita. È finita. Sì, è finita. Torniamo nella realtà. Torniamo nella realtà del nostro Zack Singing Italia Show. Yes. Ah, sì. Allora, siamo quasi anche noi per concludere questa puntata. Chiudiamo. Salutiamo. La chiudiamo qui. Che dici? Sì, no, devo farmi la canzone di Annalisa e poi chiudiamo. Come da programma. Come da attendimi per la prossima volta, non so. Faccio lo spogliarello. Andrea. Tolgo il mantello dell'invisibilità. Allora, chiudiamo con un brano. Siamo stati sempre in allegria. E adesso chiudiamo in tristezza. Chiudiamo in tristezza. Perché? Scusami. Quindi lasciamo così. Devo cantare l'ho detto. Lasciamoli così, poi guarda, te la tieni per la prossima volta. Sta studiata. Salutiamo il nostro pubblico. Allora, oh no, ragazzi. Che dici? Decidi tu. Aspetta. Non lo so. Che dite? Io direi di sì. Chiudiamo qui. È stata bella, briosa, no? Finire con... Sì, effettivamente è un po' triste quella canzone. Signori. Quindi... Allora, stiamo decidendo di chiudere. Ma mettiamo no, così in tristezza, certo. Io sono triste, però. Mettiamo una canzone allegra, allora. Che cosa? Mettiamo... Non puoi sopportare di lasciare finire me? No, perché dovevo cantare prima io e poi tu suonavi. Tu non rispetti la scaletta, non la rispetti. Hai messo quel fantasma e hai sbagliato. Mi piaceva, vabbè, detto questo. Detto ciò, che facciamo? 3, 2, 1... Salutiamo il nostro pubblico. Ci vediamo presto, ragazzi. Ci vediamo la settimana prossima. Rimoduleremo ancora l'orario per capire qual è l'orario più comodo. Consono. Perché oggi, brava, no, cosa Pino? Non... Era a me, sono stata brava. Fatto di chiudere? sì, diciamo che oggi non è fattibile chiudere in tristezza perché è stata una puntata allegra, briosa. Ha ragione, Andrea. Quindi. Vi salutiamo, vi faremo sapere quando andremo nuovamente in diretta, sempre se domenica prossima oppure in settimana, ora lo decideremo e vi metteremo un bel messaggino pubblico. E allora nel frattempo vi salutiamo, un bacione grande. Zack Singing Italia Show! Ciao ragazzi! Ciao a tutti!